il momento che è cambiata la mia vita è quando sono arrivato a Milano. Avevo 14 anni e lì è iniziata la mia avventura al Milan e forse quando ho esordito a 18 anni. Tu sai che puoi farcela. Rivera era un mio idolo e poi sono riuscito a giocare assieme a lui a 18 anni. Lui alla fine carriera e per me è stato veramente il raggiungimento di un sogno. Io credo che ci siamo dati il cambio, perché lui smetteva di giocare e io iniziavo. Due giocatori che hanno vissuto tutta la propria carriera nella propria squadra, l'unica squadra, e quindi abbiamo questa stima e affetto da parte della gente. La mia forza era quella, l'attenzione grande che avevo e l'anticipazione che riuscivo a fare nel gioco, che vuol dire pensare prima e anticipare la giocata dell'avversario. Guardate che bloccaggio! Il nemico soprattutto che magari poteva esserci era l'infortunio, che ti poteva creare problemi per la tua attività, per la tua carriera. Ecco. Speravo sempre di star bene, che poi il resto veniva. È colui che tutti guardano per primo, il leader! Ma la scena finale credo che la cosa bella è di aver lasciato un buon ricordo. E che per i giovani sia uno stimolo, che tutto è possibile, che qualche volta i sogni si avverano.